Siamo oggi riuniti qua in questa giornata di pioggia e volevo festeggiare una cosa che proprio mi è stata, dall'inizio è stata di entrata nel cuore del barbecue di BBQ for All con il mio coach, amico fraterno, anzi fratello gemello, mancato, Ennio Bertone, che mi ha fatto conoscere appunto il Pepper Stone Beef. Praticamente cosa è? È carne di manzo, no? È andata a cuocere nelle verdure, che adesso andremo a vedere. Allora, intanto ci dobbiamo prendere, si può fare con tanti pezzi di carne, però secondo me il reale del manzo, che è praticamente quello che è il chucarol, no? Il collo del manzo, la parte proprio vicino al collo del nostro manzo, è una parte molto tenace ma è molto saporita, chiaramente perché è un pezzo che lavora tanto. Allora ci andiamo a prendere questi due bei chiletti di reale e la prima roba che dobbiamo fare è praticamente trimatura quasi niente, anzi togliamo giusto se ha un po' di skin e basta, ma il resto deve essere, lasciamolo pure col grasso eccetera eccetera. E una bella cosparsa di Worcester Sauce, no? Che inglese, e poi andiamo a prendere il nostro rub, un classico spog, no? Sale, pepe e aglio, e poi non può mancare un pelino di Nimba Power sempre presente, e poi un pelo di paprika dolce. Cosa succede? Chiaramente abbiamo formato praticamente il nostro rub. E andiamo a settare il nostro dispositivo a 110 gradi, quindi cottura barbecue. E andiamo in affumicatura. In affumicatura si può andare con un po' di pecan, che è l'ideale, un po' di melo e un po' anche di un blend di whisky. E andiamo praticamente a settare il nostro dispositivo, cottura, vedete, da una parte, le braci, no? E andiamo a raggiungere la formazione del nostro bark, vedete che comunque si sta già prendendo, ma ancora siamo abbastanza lontani perché siamo sui temperatura della carne sui 50 gradi, quindi abbiamo appena finito la fase di affumicatura. Sapete che dopo i 50 gradi, 50-52 gradi, la carne non recepisce più il fumo e andiamo tranquillamente fino ai 70 gradi. Cosa succede? Intanto ci serviranno peperoni, un 6 peperoni, un 3 belle cipolle rosse, una carota non tanto grande e andiamo a praticamente fare una tagliata di verdure, vedete, tranquillamente così, no? Chiaramente l'accessorio indispensabile per questo tipo di cottura è la cocotte. Non facciamo altro che andargli a sparare un bel po' di cospaggio, un po' di bell'olio. Diciamo chi piace è il maestro, mi ha insegnato peperoncino piccante, poi anche qua salsa Worcestershire e tabasco in abbondanza. Poi il resto, questo va lasciato così dentro macerare anche per una buona oretta, tranquillamente. L'altro ingrediente è la birra stout, no? Quindi una birra molto forte, un 4 latinette di birra, no? Che adesso arrivati ai 70 gradi, quindi la formazione del bark del nostro beef, no? Andremo a mettere tutto quanto dentro nella cocotte assieme alla birra e si va al pullaggio, quindi a 98 gradi, no? In modo da sfaldare tutto questo assieme a verdura e carne. E questa nota di affumicato, questa carne pullata e la verdura, il peperone, appunto, il pepper, il piccante, è qualcosa di eccezionale. Poi come contorno una buona polentina, una purea, secondo me è la morte sua. Bene, oggi devo anche ringraziare tutti, una marea di gente perché mi avete fatto gli auguri di compleanno e io vi ringrazio, virtualmente vi invito a mangiare con me assieme il Pepper Stone Beef e anche a stoppare qualche buona bottiglia di vino. Se
E volevo ringraziare veramente tutti i ragazzi di BBQ for All, del BBQ for All Chapter Friuli Venezia Giulia in particolare, i miei fratelli di Naia, che tra poco ci riuniremo ancora per un altro nostro raduno, quindi forza Parà, forza Folgore, forza Genio Pionieri, i miei amici di tutti quanti, tutti quanti, veramente grazie di cuore e un abbraccio fortissimo dall'Officina del Panino, BBQ for All, grazie, mandi mandi.